Ehi, voi! Sì, sto dicendo a voi! Vi connettete alla rete! Non respira più. Sorpresa!
Abiti qui intorno? Appena in tempo. Ehi, Goro. Wow, ti vedo in grandissima forma. Ah, sì? Peccato che stia da schifo. Ho mangiato quello che chiamate Scott Burger. Aha, e che ne pensi? Era buono? Chiedilo a quelli qui sotto. La parata sta per cominciare. Ho sistemato i dati di Okada-san. Ti consiglio di esaminarli attentamente. Per iniziare, il malware funziona davvero. È molto meglio del previsto. Abbiamo occhi e orecchie nella sala sorveglianza. Ho osservato le telecamere e so dove sono posizionati i tiratori. Sono tre. Dovrei renderli inoffensivi prima che loro facciano lo stesso con me. Ci sono vari modi di raggiungerli. Il primo è qui vicino. Non dovrebbe essere un problema. Il secondo è più difficile. Dovrai salire. Il terzo, invece, si nasconde sulla passerella sopra la strada. Noi siamo qui. Il carro di Hanako-sama si fermerà qui, vicino all'uscita d'emergenza che useremo una volta finito tutto. Da questi punti avremo una visuale libera sulla parata, ma i tiratori ne avranno una ancora migliore. Se ti notano, bang! Addio ladro. Se questo ti sembra pericoloso, pensa che io devo saltare sul carro, entrare da una finestra e incontrare Hanako-sama faccia a faccia. L'ultima cosa è quella che temo di più. È tutto chiaro? Sei pronto? Aspetta, se va tutto a puttane, abbiamo un piano B. Secondo te? Mi hanno accusato di aver tradito l'Arasaka. Presto dovrò affrontare la sorella dell'amministratore delegato in persona. Non ci sono piani B.
deve funzionare. Sono pronto, ma la domanda è, tu lo sei? Ho ideato io questo piano, no? Tralasciando un elemento fondamentale, il tuo amico Oda. Oda è un uomo d'onore. Non oserà alzare un dito contro di me. Forse, ma ti avvicinerai ad Hanako all'improvviso. Non hai tutti i torti. L'istinto e i riflessi prevalgono in momenti del genere. Quindi? Quindi spero solo di essere ancora più veloce di lui. Fa attenzione, Goro. Ricevuto, io vado. Allora diamoci da fare. Devi raggiungere tutti i pianori e arrivi il campo. Che se ne accorgerà. Goro, ho fatto fuori il più vicino. Ora devi saltare sul balcone vicino alla breccia verde e prendere l'ascensore. Prendi la passarella in cima per attraversare la strada.
Lì è importante. Oda sta parlando con qualcuno. Ti collego, così sentiamo tutti e due. Di nuovo, la sicurezza è ridicola. Non rispetta i nostri standard. Hanako-sama non dovrebbe essere qui. Stai contestando gli ordini di Yorinobu. Fai il tuo cazzo di lavoro. Ricevuto. Passo e chiudo. È come immaginavamo. Oda è qui. Ti contatterò se ho delle novità. Riconosco quel bestione. Adam Smasher, bastardo. Il tipo che ti ha ucciso. Tipo? Quello stronzo è a malapena umano. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Sei felice? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è Saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Dovrai accontentarti? Come se a perderci fossi tu. Sì, va bene, dovremo. Hai tu il dito sul grilletto, dopo tutto. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì puoi arrampicarti. Sicuri che Takemura non ti abbia organizzato un piccolo incidente? Merda! Per poco non cado! Attento! Il cecchino ti ha visto! Te l'avevo detto! Devi scendere in qualche modo. Fa attenzione. Ecco così. Non c'è fretta. Mi servi vivo. Non volare di sotto. Thank you.
fuori! Non sei... Ricevuto, Nido Alto. Controllo l'area. Mi dicono i militari? Bersaglio a terra. Fa piacere sentirlo. In fondo alla stanza c'è la porta delle scale. È la via più breve verso il prossimo tiratore. Questo è bello in alto. Ti aggiorno. Sì, è ancora Oda. Senti. Dobbiamo annunciare che la sicurezza pubblica è stata compromessa. Lei deve essere trasferita subito. Dalla sede è perfettamente in grado di proteggere i suoi superiori. Chiedi al tuo capo cosa conta di più. L'immagine della Arasaka o la vita di sua sorella. La situazione è sotto controllo. Passo e chiudo. Hai sentito? Sanno qualcosa. Forse troppo. Sbrighiamoci. Nemico!
Vieni fuori con le mani in alto! Arrenditi immediatamente! Sali, idiota! Usa la passerella a tua destra. Occhio ai propulsori dei carri. Se non vuoi andare a fuoco, vieni giù. Destra. Posso essermi in pace?